Webcam Isaia 38, fratello Angelo Picone, per servirvi. Amen. Una felice serata a tutti quanti. Siete in visione adesso. E a quanti si aggiungeranno in seguito o quanti ne verranno a conoscenza attraverso queste registrazioni che Dio e Gesù si serve di questo piccolo uomo per evolvere ciò che la sua divinità, il suo grande amore ci vuole trasmettere. E stasera, come testo, abbiamo in Ezechia Trentotto. Una piccola parte di lettura, perché il tempo stringe, poi devo fare altre cose che la vita odierna mi impone. Vorrei pregare prima di leggerlo. Chi desidera può venire in preghiera attraverso la visione che ci facciamo sempre ai piedi di Gesù. Ormai lo sapete tutti come si fa, è inutile spiegarlo e rispiegarlo ogni volta. Bisogna immaginarsi la presenza di Gesù davanti agli occhi, anche ad occhi chiusi. Non ha importanza. Ovunque vi trovate, vi inginocchiate con la vostra mente e presentate tutti i vostri problemi, le vostre richieste e guarigioni che desiderate ai piedi di Gesù. Gloria a te, Padre. Padre Celeste, Dio d'amore, stasera siamo tutti riuniti come un solo uomo qui davanti ai piedi del tuo figliolo Gesù. E vogliamo presentare questa lettura della parola tua che leggeremo in Ezechia 38. Padre, stasera sicuramente tu farai dei miracoli a chiunque si accosterà a te e porterà tutti i suoi problemi, le sue richieste, il suo desiderio di guarigione, chiunque esso sia, e lo porterà ai piedi del tuo figliolo Gesù Cristo. Sicuramente stasera tu elargirai benedizione, guarigione e tutto il resto che desidera il tuo popolo odierno, oggi, domani e in eternità. Grazie, Padre, ancora per questa gioia che stasera ci darai a tutti quanti di sentire la tua vicinanza. Palpare, Padre, la tua presenza qui in questo momento. Grazie. Padre, Dio d'amore, perché tu sei un Dio miracoloso,
un Dio onnipotente, un Dio onnisciente. Che benedici fino alla millesima volta chiunque si inginocchia davanti al tuo figliolo Gesù e chiede perdono umilmente con la sua mente, con il suo corpo e con tutto se stesso, portando tutto al tuo figliolo Gesù. Grazie Padre, stasera intervieni Padre, mentre leggerò, mentre parlerò. Padre, non so niente di quello che devo dire. Ungimi dall'alto e fai di me il tuo strumento principale nella tua parola. In tutto ciò che devo dire, Padre, metti la tua mano potente su di me e su tutto il mondo che ascolta e che vede ciò che tu provvederai. Grazie, Padre. Te lo chiedo nel nome del tuo figliolo Gesù Cristo, che è qui davanti a noi. Grazie, Padre. Non vi ho sempre detto se venite a me io non vi lascerò fuori. Venite a me attraverso il mio figliolo. Oggi io vi benedirò con una benedizione speciale a tutti coloro che oggi piegheranno le ginocchia davanti al mio figliolo. Oggi avranno ciò che hanno desiderato in preghiera. Adesso. Grazie Padre. Grazie Padre Celeste. Non potevo dubitare della tua presenza quest'oggi in mezzo a noi. Alleluia. Gloria a tuo nome, gloria a tuo figliolo Gesù, che ha dato la vita per tutti noi. E oggi possiamo dire Abba Padre, Abba Dio d'amore, nostro Signore, grazie, nel nome del tuo figliolo Gesù Cristo, che tu l'hai benedetto in eterno. Amen. Alleluia, cari nella grazia, se avete preso il testo che dobbiamo leggere come intestazione è il titolo da me scritto Malattia, guarigione e cantico di Ezechia. Isaia 38.
E dal primo versetto, in quel tempo Ezechia si ammalò di una malattia che doveva condurlo alla morte. Il profeta Isaia figlio di Amotis, andò da lui e gli disse: così parla il Signore. Da i tuoi ordini alla tua casa perché sei un uomo morto. Non guarirai. Allora, Ezechia
voltò la faccia verso il muro. Pregò il Signore. Dicendo: Signore, ricordati, ti prego, che io ho camminato davanti a te. Con fedeltà e con cuore integro. E che ho fatto ciò che è bene ai tuoi occhi. Ed Ezechia scoppiò in un gran pianto. Allora la parola del Signore fu rivolta a Isaia. In questi termini va e di a Ezechia. Così parla il Signore. Dio di Davide. Tuo padre ho udito la tua preghiera, ho visto le tue lacrime,
Ecco, io aggiungerò ai tuoi giorni giorni quindici anni. Libererò te e questa città dalle mani del re d'Assiria. E proteggerò questa città e da parte del Signore, questo ti servirà. Disegno. Che il Signore adempirà la parola da lui pronunziata. Ecco, io farò retrocedere retrocedere di 10 gradini, l'ombra dei gradini. Che per effetto del sole si è allungato. Sui 10 gradini di Akats. È il sole retrocedette
10 gradini. Sui gradini, dov'era disceso? Fin qui la parola del Signore. Ci fermiamo qua, perché devo fare altre cose e vorrei dare una piccola spiegazione. Pochissima, perché il tempo ne ho poco. Ve la do globale. Noi vediamo che il microfono mi fa degli errori sui nomi e devo cercare di nominarli di meno. Ma sulla questione di ciò che abbiamo letto in questo passo, vediamo che un personaggio si ammalò. E come tutti gli umani che si ammalano, a volte sono disperati. E quest'uomo era molto disperato. Addirittura dice la parola che si ammalò di una malattia che doveva condurlo alla morte. Certa. E fra cui Dio fece avvicinare un grandissimo profeta per dirgli il colpo di sentenza. Preparati, tutto, perché tu non guarirai, morrai di certo. Oh, questo personaggio che abbiamo nominato in questione si disperò. Addirittura la parola dice che si voltò verso il muro, disperato, piangue. Penso che avrebbe pianto così disperatamente, sapendo che doveva morire, e sembrava che gli cadrebbe il mondo sulla testa. E così pianse disperatamente verso il muro e nella preghiera fu a contatto con l'entità dello Spirito di Dio. Ecco perché vi dico, inocchiatevi e pregate. Immaginate un'essenza soprannaturale, Gesù. Chiedetegli tutto quello che desiderate. E se glielo chiedete a lacrime di sangue, come fece Gesù nel giardino di Getsemane, in quel momento parlò con il Padre e il Padre lo consolò. Così questa persona che si ammalò pregò verso il muro alla presenza di Dio e Dio ascoltò quella preghiera. Così rimandò di nuovo il profeta a dirgli queste parole che Dio gli messe nella bocca del profeta. E dice in questo modo: va e di alla persona in questione
Così parla il Signore, Dio di Davide, tuo padre. Ho udito la tua preghiera, ho visto le tue lacrime ed ecco, io aggiungo ai tuoi giorni 15 anni! Che gioia! Era morto quasi quella persona. E gli furono aggiunti 15 anni. E non solo questo. Libererò te e questa città dalle mani del re d'Assiria. E progetterò questa città. E da parte del Signore, questo ti servirà di segno che il Signore adempirà la parola da lui pronunziata. Non solo gli mandò il profeta a dirgli questo, gli dette anche un segno che il sole andava all'indietro, l'ombra. Se il sole andava all'indietro l'ombra, è perché il sole si spostò di 10 gradini all'indietro. Retrocedette alla parola del Signore di 10 gradini. Vedete cosa fece Dio per un uomo che si prostrò al momento del suo bisogno davanti al muro. Ma non si prostrò al muro, si prostrò all'entità di Dio in preghiera. Come io sempre vi dico, prostratevi davanti ai piedi di Gesù. Dio non solo lo guarì, gli diede possibilità di 15 anni di vita. Dette prosperità alla città e tutti i suoi abitanti. E non solo questo, gli dette un segno che il sole andava indietro per 10 gradini nel tempio che era lì davanti. Alla loro presenza. E una cosa soprannaturale, se il sole retrocedette, il tempo si spostò all'indietro. Per quel tempo di andare indietro l'ombra dei 10 gradini. Questo è un grande miracolo che fece Dio per dare testimonianza a quel personaggio che chiese aiuto in preghiera. Per te non farà di più? Se tu adorerai Dio attraverso Gesù, perché? Perché adesso abbiamo un avvocato, difensore delle nostre cause perdute. Perché senza che ci rivolgiamo a Gesù abbiamo tutte le cause perdute, perdute in partenza. Abbiamo un'esclusione di perdita in partenza. Ma se ci rivolgiamo al nostro difensore Gesù Cristo, abbiamo vincita. Vincita certa. Saremo guariti. Abbiamo tutto quello che chiederemo in preghiera. Non è sbalorditivo? Stasera Dio ti guarirà, ti darà salute, non 15 anni, magari 100 anni, ancora, a te,
ti farà vivere ancora. Ti darà possibilità a te di vedere questo miracolo. Se tu darai gloria a Dio e a Gesù, ti prostrerai e darai il tuo cuoricino a Lui attraverso Gesù. Se tu ti prostrerai a Lui, sì, avrai certo salute, ricchezza, potenza e tutti i tuoi desideri saranno esauditi. Io mi fermo qui perché spero che tu comprenderai. Vorrei continuare, ma il tempo mi sfugge. Devo fare altre cose importanti. Ma ci sentiremo appena finisco. Se hai bontà, stai attento alla chiamata della webcam prossima. Accetta le notifiche dei video che vedrai in sovraimpressione nel mio profilo. E sarai chiamato all'istante che andrò in online. Adesso voglio pregare per te, per la tua vita e per tutto quello che hai bisogno. Chiudi gli occhi, vieni insieme a me davanti al Padre Celeste. Oggi sicuramente avrai quel miracolo che tu aspetti da tanto tempo. Vieni, vieni insieme a me. Vieni insieme a me. Padre Santo, Dio d'amore, questa sera siamo stati benedetti da te e sicuramente attraverso il tuo figliolo, qui davanti ai piedi del tuo figliolo Gesù Cristo, avremo il resto che tu ci hai promesso nella tua parola, che chi viene a te attraverso il tuo figliolo Gesù Cristo sarà benedetto, non solo lui, ma anche la sua casa, la sua famiglia, il suo bestiame, il suo terreno, che lui semina. Sarà benedetto il suo lavoro, ovunque lavorerà, e saranno benedetti tutti quelli che ascolteranno le loro parole, il suo dire, le sue preghiere, il suo fare, il suo andare e il suo venire. Ovunque lui o lei, chiunque, si metterà davanti la presenza del tuo figliolo Gesù Cristo e darà il suo cuoricino a lui. Sarà completamente rinnovato, cuore, anima e spirito. Grazie Padre, nel nome di Cristo Gesù, che tu l'hai benedetto in eterno. Amen. Gloria a Dio, gloria a Gesù. Pace del Signore, fratelli e sorelle, amici e tutti quanti oggi siete in online. Vi abbraccio come faccio sempre e vi metto come Gesù mette me in movimento, in cullazione perenne, notte e giorno. Sì, vi cullo come Gesù culla me. È una cosa meravigliosa, nella pace di Gesù. Dio ci benedica e quattro baci. Uno, due, tre e quattro per ognuno. Quattro baci per ognuno. Dio ci benedica. A più tardi a tutti quanti. Amen.